Benvenuti, benvenuti a questa nuova edizione di Arte di Vista condotta da Francesca Grazioli. E da Gabriele Boni, benvenuti. Bene, e Francesca Grazioli come sempre comincerà. Comincio io con una grande mostra monografica che è in corso al CIAC, il Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. Si tratta di Sandro Chia, il viandante, la personale dedicata a uno dei più noti protagonisti della transavanguardia italiana. La mostra, curata da Italo Tommasoni e in programma fino al 29 gennaio 2017, è stata inaugurata il 15 ottobre alla presenza di Emily Brown, curatrice del Guggenheim Museum di New York. In esposizione circa 50 opere recenti di Sandro Chia, accanto a 11 grandi tele realizzate tra il 1998 e il 2003 e prestate dalla Galleria Mazzoli di Modena. Il titolo della mostra, Il Viandante, riprende uno dei temi più cari di Chia. L'artista ha infatti affermato che il viandante è una delle figure più ricche di conseguenze pittoriche ed ideali, una figura quasi magica che incede tra cielo e terra. Una grande mostra quindi al CIAC in attesa di un'altra retrospettiva, quella dedicata a Hermann Nietzsche, che è prevista per l'inizio del nuovo anno. E proprio con Hermann Nietzsche continuiamo, perché è in corso a Verona una mostra all'Arena Museo Opera che ripercorre il legame tra l'artista e la sua sperimentazione teatrale. La mostra Hermann Nietzsche e il teatro, che si colloca fra i Collateral di Arte Verona 2016, è curata da Huber Klocker, che è direttore della Friedrich Soff Collection di Vienna, e sarà visitabile fino all'8 gennaio 2017 in esposizione Bozzetti, foto di scena e costumi ideati da Nietzsche per alcune delle più celebri rappresentazioni teatrali, da lui dirette come regista, come scenografo e come costumista. Il focus della mostra è quello di esaminare la storia del teatro e di offrire una visione completa dell'opera di questo artista viennese, multidisciplinare e sempre molto, molto discusso. E spostiamoci ora in Inghilterra, dove alla Tate Gallery di Liverpool andrà in scena la mostra La Vie en Rose, dedicata a Yves Klein. Dal 21 ottobre al 5 marzo 2017 saranno esposte diverse spugne scultura, le tele monocromatiche e alcuni filmati inerenti a teatro e musica. L'occasione per riscoprire il fascino e l'influenza di uno degli artisti fondamentali del Novecento. Yves Klein, nato a Nizza nel 1928 e morto poco più che trentenne, nella sua breve ma intensissima carriera segnò una rivoluzione con la sua serie di dipinti monocromi, i più importanti dei quali sono quelli blu, ispirati dalla visione della volta del mausoleo di Galla Placidia di Ravenna. Fu nel 1956 che creò quella che egli stesso definì come la più perfetta espressione di blu, un oltremare saturo e luminoso, privo di alterazioni, poi da lui brevettato col nome di International Klein Blue. E rimaniamo in Inghilterra. Dopo gli ottimi risultati dell'anno scorso, nelle ultime aste a Londra si è registrato ancora un grande successo per l'Italian Sale. E nel catalogo di Christie's dell'asta del 6 ottobre, oltre agli storici Alberto Burri, Lucio Fontana, i maestri dell'arte povera Pistoletto e Paolini, figurano per la prima volta anche i nomi di Paolo Canevari, Franco Grignani e Carol Rama. L'asta di Sotheby's del 7 ottobre ha visto l'aggiudicazione di una tela di Marino Marini, grande teatro del 1958, a quasi 1 milione di euro. Fiore all'occhiello della stessa asta è stata un'opera del 1962 di Alberto Burri, Rosso Plastica 5, aggiudicata a 4,6 milioni di euro. Di Burri abbiamo un piccolo contributo che ci mostra proprio come creava le sue combustioni. Vediamo. Thank you.
Passiamo alla proposta letteraria. Oggi vi segnaliamo il film Pop Art, una storia a colori, di Alastair Sook, scrittore e giornalista londinese. In questo libro, dalla prospettiva originale, l'autore ripercorre la genesi della pop art negli anni 60 attraverso le testimonianze dirette di alcuni protagonisti, come Peter Blake, ideatore della copertina dell'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o James Rosenquist, ex cartellonista newyorkese. La pop art è stato forse il movimento artistico più rivoluzionario dal dopoguerra a oggi, che è riuscito a rendere l'arte più immediata, divertente, contemporanea e vicina alle masse. A sacralizzare e far diventare opere artistiche alcuni oggetti e linguaggi della società dei consumi ci è riuscito soprattutto Andy Warhol, e lo dimostra questo famosissimo video del 1966 che vi vogliamo riproporre e che ritrae l'artista mentre consuma in tutta calma il suo hamburger. E in quel panino ritroviamo pienamente lo spirito della pop art. Vediamo. Listen to my heart. Dalla proposta letteraria passiamo a quella cinematografica. Oggi vi segnaliamo un film italiano, Mine, scritto e diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. È un thriller con due protagonisti, che sono due marine, che vengono inviati segretamente nel deserto per uccidere un pericoloso terrorista. Durante la missione qualcosa non funziona, i due soldati si perdono in una tempesta di sabbia e restano isolati dal comando e dovranno quindi cercare di sopravvivere. Guaglione e Fabio Resinaro, al loro esordio come registi, hanno deciso di porre l'asticella decisamente in alto. Andiamo a vedere il trailer. Scusa, forse... Obiettivo a ore 10. Traiettoria confermata. Procedi. È un matrimonio. GPS fuori uso. Qui Alfa Margot 4. Qualcuno ci riceve? Ci siamo quasi, amico. Il villaggio deve essere proprio dietro quella luna. Chissà. Magari... Esistono 340 diversi tipi di mine antiuomo. Tutte esplodono non appena il peso viene sollevato dalla mina. Non c'è modo di disinnescarla. Dovremmo essere in grado di raggiungerti tra circa 52 ore. Perfetto. Hai tu. Nobile cavaliere. Compreso la missione del nostro ordine. Io giuro dinanzi a te che accetterò questo compito. E sarò fedele alla mia promessa. Finché rimarrò in vita. Finché rimarrò in vita. Finché rimarrò in vita. Che ansia. Davvero, non so se andremo a vederlo. No.
Ma continuiamo con le nostre notizie, perché sono stati presentati presso il Ministero dei Beni Culturali di Roma i due volumi che raccolgono l'enorme mole di studi diagnostici eseguiti dal 2009 su 22 opere di Caravaggio custodite nella capitale. Così, da radiografie e riflettografie emergono disegni preparatori, correzioni, restauri e aspetti inesplorati del pittore lombardo. Ad esempio, si è scoperto che sotto al dipinto Buonaventura vi è una Madonna con le mani giunte davanti al bambino, o ancora che nella Maddalena penitente l'artista ha aggiunto in un secondo momento un particolare di pizzo sulla manica dell'abito per censurare l'eccessiva nudità. Un'operazione durata 7 anni e costata 200.000 euro, finanziata anche dal Comitato Celebrazione dei 400 anni della morte del Caravaggio, che cerca di esplorare la tecnica e lo stile dell'artista del 600, la cui breve e tormentata vita è tanto celebrata quanto ancora avvolta dai misteri. E torniamo alla contemporaneità. Google e Facebook hanno siglato una partnership per collegare Los Angeles e Hong Kong via internet con un tunnel sottomarino transpacifico che garantisca la connessione ultraveloce fra California e Cina entro il 2018. I due colossi del web si sono quindi uniti contro la censura della Cina e le sfide della tecnologia. Una sorta di grande muraglia sottomarina lunga 12.800 chilometri, forse un po' meno romantica, ma molto più futuristica. L'investimento è solo l'ultimo capitolo della grande conquista dell'est intrapresa dai giganti della Silicon Valley. Proprio in questi giorni Apple ha per esempio annunciato l'apertura di 2 centri di sviluppo a Pechino e a Shenzhen. Certo, rimane da risolvere un piccolissimo particolare. Infatti sia Google che Facebook sono oscurati in tutta la Cina. Ma intanto rilanciare il segnale da lì con la potenza della banda larga, anzi della super banda larga, e fa già segnare un punto per le grandi multinazionali americane. A proposito di muraglia cinese che abbiamo nominato, quella vera, costruita nel III secolo a.C., è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è inserita addirittura fra le 7 meraviglie del mondo. Vi proponiamo qualche immagine. Parliamo ora di premi Nobel. Il Nobel per la letteratura 2016 è andato a Bob Dylan per aver creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Lo ha comunicato il Comitato dei Nobel a Stoccolma e l'annuncio è stato accolto dal boato dei presenti in sala. Che Dylan potesse vincere un Nobel era nell'aria da tempo, ma in pochi avevano previsto che il Comitato potesse decidere di estendere il prestigioso riconoscimento a un genere come la musica pop. L'artista ha conquistato il Nobel a 20 anni esatti dalla sua prima candidatura. È il primo americano dai tempi della scrittrice Toni Morrison nel 93 e il suo nome da oggi si inserisce tra quelli di Pirandello, Herman Hesse e Hemingway. Il premio sarà consegnato il 10 dicembre, anniversario della morte del fondatore Alfred Nobel, avvenuta nel 1896. Nel frattempo vogliamo festeggiare Bob Dylan così, con un video. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist? E a proposito di Nobel, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con l'addio a Dario Fo. Il premio Nobel per la letteratura nel 1997 se n'è andato proprio nel giorno in cui viene assegnato il riconoscimento per l'edizione 2016, ovvero il 13 di ottobre. Aveva 90 anni e aveva da poco finito di scrivere il suo ultimo libro, Quasi per caso una donna. Fino all'ultimo ha mantenuto il suo spirito da giullare che lo ha sempre contraddistinto, non si è mai risparmiato, drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, illustratore, pittore, scenografo e attivista. Con Dario Fo compare una figura centrale del teatro della cultura del nostro paese, ha ricordato la ministra dell'istruzione Stefania Giannini. Noi di Arte Rivista vogliamo rendergli omaggio riproponendo uno stralcio della sua opera teatrale Mistero Buffo, ispirato ai racconti popolari sulla vita di Gesù. Vediamo. La sua madre che aveva detto attento Tino far miracoli che dopo i soldai e venia a saverle te venia te topa, ma era troppo forte del PL, doveva fare un piccolo miracolo per fare di maniera che questi bambini che avessero amistà con quello o simpatia, e per fare che simpatia vola pensate fare un miracolo piccolo, dolce, non andai dove che era la fontana, intorno che era della terra creta, quella per fare i madoni, bella, grassa, bagnata, vola tira subito un barloco, poi la comincia così a muovere, la comincia a dire bambini, vieni che fanno un uccello di terra, Palestina fa un uccello di terra, sì ma mi fa volare, vieni a ride, e il Palestina fa un uccello di terra e poi fa volare, bambini tutti intorno, gli altri bambini, e quello comincia qua con queste manine sante, il fa un crapin, perché fa tutte le alette, il pancettin, le piume con un teschettin, c'è fa due stecchetti, li mette in sotto, qui si impie, senza trucco né preparazione, senza neanche un'orazione. 23, boffo, boffa, si vede un trislato di questo viserino di terra, a sederve le ali, vola, vola, miracolo, oh Gesù bambino, ho il fa volare, i viserini di terra, ma non di stronzate, lei è un trucco, invece me la Madonna. E il fior basso, non c'è poi un uselin che è più là di un albero, l'ha inciucciucata dentro un po' l'acqua, poi c'è poi della terra, la mettete sopra, poi la metti su una mano, bufada, brivido, cip cip cip, vola via. No, l'era vera, l'era un uselin, non era il trucco, lo vedo io, adesso, attento, acciappa un altro pasloco di terra, acciappa un altro pasloco di roba, va chi, il derbo non c'è niente, non c'è l'uselin dentro, tacca adesso, Palestina, avanti, fa vedere, fa un'altra volta volare, fa l'uselin e fa volare, e attento, non fa scherzi, mi fa vita, un cassutun che te vedi. E bambino Gesù, o il tira su tutto il corso, con queste manine sante, fa il culturin, però di nuovo speriamo che mi riesca anche la questa volta, c'è un streghetin, fa tutte le piume, poi due streghetin, un due zri, metti su via, senza trucco né preparazione, senza neanche un'orazione. In quel momento dal fondo veniva avanti un bambino con gli occhi negri, i capelli tutti negri, fermo! Cos'è? Controllo! Ma chi te sei? Tommaso! Tommaso, cominci la mattina presto a rompicoglioni, Rieccoci, era l'ultima notizia del nostro telegiornale e grazie a Francesca Grazioli. Grazie a Gabriele Boni, grazie a voi per averci seguito. Soprattutto a voi, infatti, alla prossima. Arrivederci. Thank you.